Zamparo, oggi hai festeggiato i 20 gol in maglia granata, quello che era il tuo obiettivo, però diciamo che comunque la Reggiana non arriva felicemente a questa Pasqua, perché oggi poteva veramente riaprirsi il campionato. Sì, sono d'accordo, sono felice per questo risultato qua raggiunto, grazie a tutta la squadra, a tutto lo staff e tutta la società che mi hanno sempre dato fiducia e permesso di dimostrare quanto valgo, e sono contento per questo, ma non li festeggio molto, molto felice, perché oggi c'è un po' d'amarezza per il risultato e sinceramente questo pareggio l'ho un po' accusato, perché non me l'aspettavo, pensavo potessimo vincere anche dal campo. Comunque mi ha regalato due gol, il primo su mio errore, il secondo sull'errore della difesa, per cui diciamo che i due gol li abbiamo regalati noi, purtroppo non siamo riusciti a vincerla, però questo è il calcio e probabilmente la scorsa partita abbiamo ottenuto qualcosa in più e questa partita abbiamo fatto qualcosa in meno. Domenica scorsa è arrivata, diciamo, la strigliata di mister Antonioli, oggi ha parlato invece il presidente Quintavalli, anche lui deluso per il risultato. Come vi approccerete alle prossime due partite, quantomeno per migliorare la posizione in playoff? Beh, sicuramente comunque le due partite che arrivano sono importanti, perché ci sono ancora 6 punti in palio che possono, vediamo cosa può succedere. Quindi per la classifica non è ancora detto niente, anche se il Modena oggi è andato a 4 punti, adesso c'è lo scontro diretto, vediamo cosa succede. Però noi dobbiamo fare 6 punti, ci devono altre due partite che possono darci autostima, sono parecchi infortunati, quindi c'è gente che può mettere minutaggi, cioè può essere qualche giocatore che ha giocato in meno che si mette in mostra, e magari c'è qualche piacevole scoperta come è Sanato oggi. Con una squadra così contata, la forza si trova più nella testa o nelle gambe di chi magari ha giocato meno? No, sicuramente un insieme di cose. Credo che nel calcio la testa faccia differenza, perché l'approccio mentale iniziale condiziona probabilmente 3/4 della partita, sia iniziale del primo tempo che del secondo. Oggi abbiamo preso gol subito e quindi ci ha condizionato, però siamo riusciti a reagire subito, comunque la squadra forte, perché siamo comunque terzi in classifica, non dimentichiamoli, e questo girone di ritorno abbiamo perso una sola partita. Qui quante abbiamo fatto? 15, abbiamo fatto 14 risultati utili e una sconfitta, per cui la squadra c'è. Oggi abbiamo comunque affrontato una squadra che con oggi ha fatto 27 punti, girone di ritorno, per cui è là davanti al ritorno. E credo che la testa faccia differenza, le gambe danno una mano, sicuramente l'insieme delle due cose fa la differenza.